Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net. Risultato straordinario. Che questo governo non sta rispondendo a questa realtà, non lo sta facendo perché sta attuando solo ed esclusivamente provvedimenti temporanei, provvedimenti chiamati ponte, provvedimenti che non aiutano la struttura dell'economia reale, che non sostengono né le imprese né i cittadini, e noi siamo molto molto preoccupati rispetto all'atteggiamento che sta facendo questo governo, sta tenendo questo governo, tant'è che stiamo in questi giorni affrontando anche un'opposizione dura. Noi abbiamo le aziende che chiudono, noi abbiamo imprenditori che si uccidono! Come fate a pensare di portare avanti un paese unito in questo sistema? È una vergogna! E vi dico di più, così non andate da nessuna parte. Grazie. Questo governo che sta da una parte svendendo il patrimonio industriale, o perlomeno con la sua politica scellerata contribuisce affinché gli asset fondamentali della nostra industria siano oggetto di acquisto di investitori stranieri, e dall'altro non accetta questo ordine del giorno che chiede di superare alcuni dei motivi per cui gli investitori stranieri non vengono in Italia a creare opportunità di lavoro e non scelgono il nostro paese. Il previsto aumento dell'IVA determinerebbe un ulteriore deterioramento del potere d'acquisto delle famiglie italiane. Pur credendo di aumentare il gettito incrementando la pressione, rischiamo che incrementiamo la pressione ma il gettito complessivo sarà inferiore. Fuori da questa porta, Presidente, ci sono migliaia di giovani, di famiglie e di imprenditori che aspettano risposte e hanno diritto di averle da questo governo. Si parla di IVA su qualche cosa che i nostri produttori non riusciranno a vendere, si parla di anticipazioni di IRPEF, di IRES, di IRAP per delle aziende che non produrranno più niente se non date risposte concrete. Quindi noi vogliamo che i giovani abbiano lavoro e le aziende possano dar lavoro. Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net.